primo aprile 2013. Cerchiamo di condividere insieme a voi l'emozione che si prova salendo su alla Grotta dello Schievo, quando finalmente riusciamo a scorgere le acque. Sono insieme al prode Silviuccio, che è qui coperto da questo faggio. Eccolo qui che si arrampica su verso le cascate della Grotta dello Schievo. Lunedì dell'Angelo 2013, la fantastica, mitica cascata nella Grotta dello Schievo. Uno spettacolo che in primavera si rinnova tutti gli anni allo sghiacciamento delle nevi del monte del Serrone. E vabbè, finalmente dopo qualche tentativo andato vano in precedenza, oggi 1 aprile 2013, siamo veramente fortunati a essere forse i primi a godere di questo spettacolo magnifico. Adesso ben pianino risaliamo la cascata per inoltrarci dentro la grotta. Siamo ormai giunti all'imbocco della grotta, che è questo qui. Questo è l'imbocco della grotta e vediamo qui sopra di noi i danni che quest'ultima invernata ha portato immancabilmente, come tutti gli anni, alla faggeta, al bosco. Ed eccoci finalmente arrivati alla fantastica Grotta dello Schievo. Come possiamo ben notare, in piena attività quest'oggi, 1 aprile 2013, finalmente la Grotta dello Schievo in piena attività.